Un bel ritmo questa sera, ringraziamo Angelo Gregucci. Mister, un'iniezione di fiducia, finalmente il successo interno, volendo anche di conferma rispetto alla prova di Verona. Una squadra che sta trovando solidità e certezze lungo il percorso. Questa sera anche intelligenza, secondo me. Ha fatto una partita molto col cervello, ha praticamente concesso pochissimo. Ha letto i momenti della gara, l'inizio potevamo sfruttare meglio un po' l'ampiezza del campo, poi quando il campo si è aperto hanno trovato secondo me anche la giusta collocazione e l'occupazione degli spazi gli attaccanti, e piano piano siamo risaliti con intelligenza, sempre stando attenti a non offrire opportunità in ripartenza alla Cremonese, che è una squadra che ha qualità in tanti calciatori. E quindi piano piano siamo risaliti, e poi con molto cervello, più cinismo, l'abbiamo prima sbloccata e poi chiusa, anche se ci sono delle giocate che secondo me vanno fatte con un po' più di coraggio. Noi ogni tanto alziamo la palla, non è produttivo per noi alzare la palla, perché per gli attaccanti che abbiamo bisognerebbe giocare meglio palla per terra. Trova delle certezze anche nel percorso, ovvero il cambio di passo. Parlavamo spesso della pressione che bloccava la squadra, questa sera ha visto il cambio di passo in questo aspetto? No, questa sera ho avuto prima la conferma che la squadra ha una fisionomia, ha quell'identità. Io ho cercato di disegnare un sistema di gioco che esalti le caratteristiche della mia squadra, quindi bene, secondo me abbiamo anche margine per far meglio. 3-4-2-1 che si conferma per la Salernitana, auricolare per il mister, a voi. Buonasera mister, allora sottolineando le ottime prestazioni di Migliorini, due assist praticamente, la spezzata di testa sul gol di Milale e quel lancio di 60 metri per Jallov, e l'ottima prestazione soprattutto nella ripresa di Andre Anderson, qualche numero davvero pregevole. Le volevo dire, ritrova un giocatore importante dopo un lungo infortunio, Auger, e poi Calaiò, nonostante il turnover, è già diventato insostituibile per lei? Lo ha schierato anche oggi, forse nelle previsioni si pensava a un Djuric magari? Djuric è entrato, ha fatto bene, ma al di là di tutto io penso che la strada migliore, anche se si può contestare, perché si può contestare, per far raggiungere un attaccante che in aria si muove in maniera splendida come Calaiò, e secondo me fa giocare bene anche gli altri, e penso che per portarlo in condizione è la partita l'elemento decisivo. Non ho tempo per ricondizionare un ragazzo che è stato fermo a lungo. Quindi ho pensato, anzi non ho pensato, sono convinto che giocando potrà acquisire la sua migliore condizione. Solo giocando, anche perché dalla partita di Verona a questa sera non è che mi sono inventato chissà quale allenamento per portarlo in C. Primo è un grandissimo professionista, secondo ha conoscenza di se stesso, terzo si muove in aria come un attaccante vero. Prima ragionavamo anche con il copatron Mezzaroma, ma insomma questa Salernitana dopo stasera, sono tante volte che lo diciamo per poi magari venire smentiti la domenica e il sabato successivo, questa Salernitana è pronta per decidere cosa vuol fare, mi passi l'espressione, da grande? La Salernitana deve affrontare ogni gara col massimo impegno, con la massima concentrazione, e come se la prossima fosse l'ultima. Questa è la mentalità di chi nel calcio ha vinto qualcosa o ha fatto cose importanti. Luca. Mister, buonasera, complimenti da parte mia. Guardavo la classifica, guardavo il Cosenza che è a un punto dalla Salernitana, quindi un campionato bello, davvero avvincente. Grande Salernitana, grande squadra, secondo tempo bene,
primo tempo un po' sorniona, infatti questa è la domanda, cosa ha detto, perché è scesa un'altra Salernitana nel secondo tempo, quindi cosa ha detto alla squadra nel primo tempo e poi finalmente una squadra che segna anche su azione, perché tutti quanti, la Salernitana sempre su palline attive, invece bello l'assist, poi il passaggio di Migliorini per Giallo che poi ha concretizzato in rete. Allora, il primo tempo la squadra è stata attenta perché questa è una partita pericolosa e gli episodi non dovevamo subirli. È stata attenta, non è stata fluida nella costruzione del gioco perché abbiamo alzato tante volte la palla e non è conveniente per noi alzare la palla, almeno in certe circostanze. Ho detto ai ragazzi fra primo e secondo tempo di avere un po' più di coraggio nel provare le giocate con palla per terra, anche perché se si muovono bene gli avanti con palla per terra, secondo me possiamo esaltare le loro qualità. Domanda da parte mia, nota positiva anche la difesa, oggi non si è preso i gol, bene anche soprattutto Migliorini, mi è piaciuto anche Pucino e lo stesso Lopez. Sì, no, ma la squadra, quando parlavo di primo tempo la squadra leggeva bene le situazioni. Abbiamo avuto qualche sbavatura perché la Cremonese è entrata in aria in qualche circostanza e minacciava pericolosità e in quel momento ho cercato di esortare loro di andare avanti perché avendo ormai una fisionomia consolidata il nostro calcio deve essere un calcio di attaccare avanti, perché se andiamo indietro secondo me è la morte civile.